questo è l'ingresso di Largo Preneste, che è rimasto uguale. Mentre qui sulla collina viene inaugurato il Parco delle Energie nel 97, lì al lago neanche noi sapevamo bene cosa ci fosse. Ci troviamo nel Parco delle Energie, esattamente nella casa del parco. Una parte è dedicata al Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, Archivio Storico Viscosa. Noi abbiamo circa 10.000 schede di operai ed operaie che lavoravano qui. Vedi, quella là è il viale della grande fabbrica. A sinistra c'erano i reparti chimici e a destra c'era questo enorme reparto tessile dove lavoravano le donne. Nel 1922, proprio all'inizio del periodo fascista, il barone torinese Alberto Fassini acquista questo terreno, circa 14 ettari, perché c'era una presenza di sorgenti e la fabbrica che lui voleva impiantare per la produzione di seta artificiale Orion aveva bisogno di molta acqua per il suo processo industriale. Anche la presenza della ferrovia era importante per la fabbrica perché era lo scarico delle materie prime, della cellulosa e poi il trasporto della produzione. E infatti un binario andava proprio dentro la fabbrica. Nel 1923 la fabbrica poi viene aperta e vengono impiegati 2.500 operai. Dava lavoro principalmente a donne. Nel 1924 decidono di fare una specie di sciopero bianco. La cosa più interessante è questa parte, la motivazione delle punizioni. Venivano sottratti un'ora, due ore dalla busta paga per non rispettare i ritmi di lavoro, per non produrre secondo i ritmi stabiliti. Qui entriamo nell'area della Pineta. All'interno della fabbrica era anche stato costruito un rifugio antiaereo. Abbiamo coinvolto uno studioso esperto di rifugi antiaerei in tutta Italia, è venuto a visitarlo, è stata una visita segreta perché è nella parte privata. E questa è la presa d'aria del rifugio antiaereo. Ci ha detto che è uno dei rifugi antiaerei meglio conservati in Italia. La trasformazione della cellulosa in seta artificiale Orion provocava in alcuni casi il solfo carbonismo. Questi operai che soffrivano di allucinazioni, incubi, venivano mandati alla Santa Maria della Pietà, che era il manicomio di Roma. Lì in realtà guarivano, ma una volta tornati venivano licenziati. Nel 1949 la fabbrica è stata occupata per più di un mese, finisce con una vittoria. Il nuovo contratto in un certo senso recepisce molte delle richieste degli operai e delle operaie della Viscosa, ma è una vittoria che non dura molto perché cominciano ad essere prodotte le fibre sintetiche. Licenziano tutti, ci sono periodi di grandi lotte, però alla fine la fabbrica nel 1954 viene chiusa e resta proprietà della SMIA fino al 91-92, quando la vendono all'attuale proprietario che è Pulcini. Qui i tramonti sono bellissimi. C'è un filo rosso di lotta e di coinvolgimento che ritroviamo poi nelle lotte ecologiste che sono quelle che hanno segnato gli anni 90 e la nostra azione per preservare questo luogo dalla speculazione. Pulcini è un costruttore romano che ha acquistato nel 1990 tutta l'area dell'ex fabbrica per costruirci un centro commerciale. Che però viene costruito sulla base di una procedura illegittima e questa cosa viene scoperta. Il ritiro della licenza non è bastato a fermare la costruzione del centro commerciale perché questa costruzione è continuata e nello scavo per la realizzazione dei parcheggi sotterranei del centro commerciale intercetta la falda, gli viene fuori quello che adesso è il lago, lui cerca di intubarla usando delle idrovore che succhiano l'acqua e la scaricano nel collettore fognario.
Però quest'acqua non finisce mai, è continua, diventa sempre di più e alla fine il collettore fognario esplode. Rotto il collettore, si è riempito di merda il vigneto. Questa canzone degli assalti frontali ci ha aiutato molto, perché è proprio uscito allora, noi la cantavamo tutti. Io non sono capace di cantare. In mezzo ai mostri di cemento, quest'acqua almeno riflette il cielo. Meglio che la senti. In mezzo ai mostri di cemento, quest'acqua amore riflette. Questo è il mostro di cemento, quello del lago. Questo quartiere meno nero. Quella là è l'inizio del centro commerciale abusivo. L'acqua è profonda una decina di metri. Sono 10.000 metri quadri. Va dietro l'abuso, viene così. Ha una forma a 8, quasi a 8. Quello là in cima è il Parco delle Energie. E qui, nel passato, la collina con la fabbrica sottostante erano collegate. C'era una bellissima scalinata. Il proprietario attuale ha sbancato con la ruspa, significa anche mettere in pericolo la stabilità della pineta. Dal 90 quindi l'area rimane chiusa, però periodicamente dovevamo intervenire per bloccare tentativi di speculazione. Nel 2013 noi del forum avevamo scoperto che quell'area era pubblica e nessuno ce l'aveva detto e a questo punto la volevamo. Ora abbiamo il problema di mantenerla. È diventato un caso studio neanche romano, ormai è un caso nazionale e stupisce che non sia già stato salvaguardato al massimo delle tutele possibili. Fuvilla! This is number one rude boy Jamaican DJ! Respect! Questo è il quadrato, è uno spazio che è importante perché è all'aperto e allo stesso tempo coperto. Ha bisogno anche questo di manutenzione. L'abbiamo nel forum i climbers di Greenpeace che ci aiutano perché si arrampicano e ci cambiano le lampade. Non ti avevo riconosciuta, ciao! Sì, anche un posto dove costruire socialità. Ti presento infatti la nostra guardia ecologica. Sono guardiano? Guardiano del lago? Del lago, sì. È un po' questa la vera posta in gioco, secondo me, al di là delle tutele formali. Le tutele formali arriveranno quando ci sarà questa capacità di vedere e riconoscere i bisogni prioritari della popolazione. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che si avvera, è la natura che resiste. È un luogo di resistenza, sì, un luogo di resistenza che continua anche adesso, perché la resistenza non finisce mai in realtà, perché c'è sempre la possibilità che le tue conquiste vengano perdute.